bella storia lombarda, una bella storia di questa parte del nostro paese, una bella storia che racconta, che affonda le sue radici nell'immediato dopoguerra. Ernesto Pellegrini è nato nel 1940, quindi diventa ragazzo nel pieno della ricostruzione post-industriale, così. È la storia di un imprenditore tanto tenace quanto per certi aspetti amorevole verso i propri dipendenti e le persone con cui lavora, ma un imprenditore tenace, un imprenditore che costruisce un'azienda che oggi è la principale azienda di ristorazione italiana, insomma è un grande fatto industriale e imprenditoriale, ed è la storia di un uomo e di un'azienda che accompagnano questa parte dell'Italia, il nord e in generale Milano, nello specifico, su una serie di chiavi molto interessanti, che sono naturalmente il boom, gli anni 60, gli anni in cui l'Italia si scopre un paese più moderno, fino ad arrivare agli anni 80, che coincidono con la presidenza dell'Inter, della sua amatissima Inter, che dimostrano come anche il calcio è una parte della ricostruzione di questo paese. Insomma, la storia di Ernesto Pellegrini, compresa la parte in cui ci parla della sua fede religiosa, non solo della sua fede calcistica, è una bella storia di industria, di impresa e di generosità tipicamente milanese. Aggiungerei senza ombra di dubbio la solidarietà e poi quella forte volontà di affermazione col proprio lavoro, col proprio impegno. E un'altra parola che non può mancare è quella di fiducia in termini relazionali, nutrire la fiducia, chiedere fiducia, ottenere la fiducia e riporre fiducia. Il segreto di un'impresa è anche questo, è una grandissima capacità di intrapresa come quella che Ernesto Pellegrini ha dimostrato con la sua vita, con la sua opera, e ha questo ingrediente fondamentale. È la storia di un grande imprenditore innanzitutto, milanese, che si è mosso sempre nell'area milanese, anche se poi ha girato il mondo per il suo mestiere. E quindi non poteva che uscire, no, se non, è anche un'autobiografia ovviamente, ma con un racconto molto lungo e che interessa la nostra area e anche noi interessa, perché molte delle persone che ha conosciuto Pellegrini li abbiamo conosciuti anche noi da un punto di vista diverso naturalmente, lui come imprenditore, come presidente dell'Inter e noi come tifosi dell'Inter. E c'è stato un grande sociologo, economista, Weber, che ha raccontato come l'evoluzione economica dell'Occidente si dovesse anche a questo aspetto. Si accumulava capitale, ma poi lo si restituiva in iniziative culturali, opere di bene, opere assistenziali. Quindi è una linea molto importante questa. Vorrei comunicare intanto con un pizzico di orgoglio e di sana ambizione la storia di un ragazzo di Cascina che è cresciuto nel tempo e ha raggiunto dei traguardi allora impensabili, di grande prestigio, come un'azienda che dà lavoro a 8.500 persone e poi il ristorante solidale. E certamente dovevo assolutamente all'alba dei 50 anni di attività restituire qualcosa del tanto che ho avuto nella vita, e quindi ho pensato a un ristorante solidale per aiutare i meno fortunati di me. E quindi ogni sera ci sono 350 persone che pranzano, pagano un euro per dignità, i bambini però non pagano nulla. Per i giovani, me lo auguro, se armati di buona volontà, possono ambire a diventare imprenditore, come è capitato a me, anche partendo da zero. Io direi una grandissima storia civica lombarda, in cui c'è proprio tutto. C'è l'impresa, c'è un'impresa orgogliosamente tutta made in Italy, partita da 150.000 lire e che da oggi lavora 8.500 persone.
poi c'è l'Inter, l'Inter delle grandi vittorie, e poi c'è la grandissima solidarietà, cioè la Milano del cuore in mano, e quindi Ruben che dà un pasto caldo a oltre 300 persone, di cui molti bambini, ogni sera a un euro. E quindi c'è davvero un risultato di una, non solo dell'imprenditore, non solo del benefattore, ma di una vita stessa che costruisce benessere per la città e quindi per l'Italia. Gli imprenditori sono tanti anche all'interno del centro studi, ma l'imprenditore etico fa parte però di un qualcosa nel cuore del centro studi. Non è un caso che Ernesto Pellegrini sia già stato premiato nel 2015 con le grandi guglie della Grande Milano, che ha proprio questo significato. Gli imprenditori per definizione sono generosi perché sono generatori di un grande valore imprenditoriale, ma quando a questo valore imprenditoriale si unisce l'eticità, la solidarietà e soprattutto l'approccio così benevole che ha Ernesto Pellegrini, allora il valore non è uno più uno due, ma è un moltiplicatore di grandissimo valore.